stamattina siamo qui a presentare uno dei servizi programmati e previsti dal piano di zona sociale dell'ambito territoriale a cui ovviamente facciamo riferimento ed è il centro servizi per la famiglia. Il centro servizi per la famiglia è un servizio programmato su due lotti, prima gestito in forma diretta e poi per alcune prestazioni specifiche affidate al terzo settore, e stamattina siamo qui a presentare l'affidamento di questo servizio fatto alla cooperativa Città della Luna e al Delfino che insieme offriranno sul territorio ovviamente riferendosi al centro servizi nostro, cioè alle nostre operatrici che sono le nostre assistenti sociali, cioè nostre, quando parlo di nostre intendo ovviamente le assistenti sociali che sono del piano di zona e che a cui compete la presa in carico del servizio. Al terzo settore noi abbiamo affidato il sostegno ovviamente alla genitorialità attraverso un servizio psicologico, supporto psicologico, ma anche l'assistenza domiciliare socioeducativo. Quindi è un servizio rivolto all'area minori, ai minori nello specifico, ma anche ai genitori, inteso come supporto alla genitorialità nella formazione, nell'educazione dei minori. Buongiorno a tutti, innanzitutto in questo momento noi siamo qui presso la sala gemellaggi del comune di Cava dei Tirreni a presentare la nostra proposta progettuale per la gestione del centro per la famiglia qui a Cava dei Tirreni e anche dei servizi educativi domiciliari presso le famiglie di Cava dei Tirreni che rappresentano particolari bisogni o fragilità momentanee. Il servizio verrà gestito dalla cooperativa sociale La Città della Luna e dalla cooperativa sociale Delfino, del cui rappresentante è qui al mio lato Annalisa Palmigiano. Ci facciamo gli auguri di poter ampliare l'offerta di questo servizio di base, condividendo con la comunità locale, con le famiglie cavesi, per dare delle risposte a dei bisogni che da soli non riusciremmo a poter dare e a dare delle opportunità alle famiglie in particolari condizioni di fragilità attraverso un'azione di sistema di welfare comunitario a cui noi tendiamo come modello sia di scelta di vita ma anche come modello di lavoro, per cui il terzo settore è a disposizione dell'ente pubblico sulla gestione di un servizio, ma che va ben oltre il servizio, nella costruzione di reti con il mondo associativo locale, con le scuole, con le istituzioni pubbliche, per riuscire finalmente ad arrivare a quell'obiettivo di comunità educante e includente che è parte di quel modello a cui noi tendiamo per il benessere di una comunità locale. Giusto. Sicuramente entrambe le cooperative, quindi sia la Città della Luna che la cooperativa Delfino, hanno messo in campo le loro eccellenze proprio per dare qualità a questo servizio e dare qualità alle famiglie cavesi che ne hanno bisogno.